I primi uomini ricorrevano alle pelli degli animali per proteggersi dalle intemperie. Ma i tessuti hanno eliminato il bisogno di andare a caccia per coprirsi e l'invenzione del telaio ha portato alla loro grande diffusione. Oggi le aziende tessili fabbricano tessuti di ogni tipo e colore. Il tessuto è fatto da migliaia di fili intrecciati. Questa azienda ha 700 rocchetti di poliestere. Ogni rocchetto contiene 250 km di filo. Questa macchina, chiamata orditoio, prende le 700 fibre, le assembla e poi le pettina, separandole in fili. Vengono aggiunti altri fili finché alla fine non ci saranno 7000 fili allineati. Un tessuto è composto da fili intrecciati in modo perpendicolare. I fili dell'ordito vengono assemblati in lunghezza, mentre quelli della trama vengono uniti diagonalmente. Per impedire ai fili di strapparsi vengono passati nella colla. Questi rulli eliminano quella in eccesso. La colla verrà rimossa con l'acqua prima di tingere i fili. Questi grossi cilindri verdi sono riscaldati e asciugano la colla sui fili. I fili vengono separati su questo telaio a rullo. Ogni filo deve passare attraverso una lama per produrre un disegno specifico. Questa macchina prende i 7000 fili uno per uno e li passa attraverso la lama con una operazione ad alta precisione. Finalmente inizia la tessitura. Su questo telaio, il filo dell'ordito viene inserito con un getto d'aria. La macchina per la tessitura assembla due telai a rullo fatti di 7000 fili. Il tessuto raggiunge i 3,65 metri di larghezza. Ora vengono inseriti nella trama i fili scuri. Le lame rimuovono un set di fili per inserire quelli successivi. Il tessuto viene fatto su scala industriale. Questo rocchetto contiene 250 km di filo. Lavorando a pieno ritmo, il telaio tesse 600 fili al minuto. La tessitura è finita e si passa alle fasi successive, lavaggio e tintura. Il lavaggio viene effettuato in una soluzione saponata a 80 gradi, a una velocità di 60 metri di tessuto al minuto. Il tessuto viene sciacquato in acqua pulita a circa 30 gradi. Ora si passa alla tintura, che viene fatta in questa macchina. Fino a 12.000 metri di tessuto vengono messi in acqua pulita a cui sono stati aggiunti dei coloranti. La soluzione viene riscaldata e il tessuto resta in ammollo per circa 6 ore, dopodiché verrà sciacquato in acqua tiepida. Il tessuto viene poi collocato in un contenitore. Questa macchina lo dispiega e lo stende prima di arrotolarlo in un rullo enorme. Ora il rullo è quasi pieno. L'ultima fase è il termofissaggio, in cui un forno ad alta temperatura asciuga il tessuto. Il tessuto vi rimane per 45 secondi a una temperatura di 200 gradi centigradi. Ogni rullo finito pesa 1500 kg e contiene 25 km di tessuto finito.